comune di Mestre, che è il padrone di casa e che quindi devo ringraziare per primo. Lo abbiamo fatto perché il nostro club, che è pur di giovane costituzione, ha la pretesa, o forse l'illusione, di occuparsi in maniera specifica della città di Mestre e di coglierne per quanto possibile i fermenti. Noi riteniamo che, per esempio, un'iniziativa marghera con una visita ai monumenti dell'archeologia di Giordano Bruno sostiene che chi racconta va considerato un po' come un pittore. Un pittore di solito rappresenta una scena. Questa scena può anche essere valutata criticamente dal pittore stesso. Quando, per esempio, dice Bruno, il medesimo pittore si allontana da quello che ha ritratto e comincia a considerare le possibili difetti, le valutazioni critiche. Ma quando noi rappresentiamo l'universo, e cioè quello che è tutto in tutte le cose, non possiamo assumere un punto di vista da cui vediamo l'universo come un tutto compiuto. Un punto di vista. Noi siamo parte di questo tutto. Non possiamo mai un punto di vista. La nostra concezione del tutto è condizionata dal fatto che il tutto è quella sfera in cui l'interno è ovunque e la superficie da nessuna parte. È evidente. 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 Questa immagine ci fa capire la difficoltà di coloro che cercano la verità, quando vogliono avere a che fare con l'immensamente grande. Ma la stessa difficoltà, il ricercatore, la incontra anche nell'infinitamente piccolo. L'atomo assoluto è qualcosa che nella sua piccolezza non può che sfuggire ai nostri deboli sensi. La sua piccolezza è tanto incommensurabile e piccolo quanto l'intero universo è incommensurabile e grande. Del grande o del piccolo, sembra che il ricercatore della verità non possa che alla fine identificarsi in questa stessa verità, lasciarsi assorbire e affascinare da essa, e solo alla fine morire, una morte spirituale che anticipa appunto quella fisica.
Ma la vita è qualcosa che non va mai staccata dal corpo. Essa prende forma solo nel vestigio della corporeità. Le idee sono nelle cose e le cose non si vedono. Un interpretare le cose altrimenti sarebbe possibile anche a sentire salire intenzionalmente al mondo di vede e guardarsi sono il cosmo da questi programmi. Ma il cosmo da lì non c'è più. No, ad esserci è sempre e solamente un universo infinito in cui si spiega tutta la potenza creativa della vita. Perciò le idee sono legate alla loro realizzazione. Esse sono create solo nella misura in cui si presenti nel mondo dell'individuo. L'individuo è anche la pietra, nel cane, nel gatto, secondo gradi formi, ed è proprio questa difformità a costituire appunto la universa. Ed è proprio questa difformità a costituire appunto la universa. Perciò essere occhio a tutto l'orizzonte è soltanto una metafora, in quanto l'orizzonte non c'è. Ogni orizzonte è infatti più semplicemente solo un corpo di limite della nostra vista. Testimonia dell'impossibilità.
possibilità di dire la cosa in positivo, come tale che nega anche se stesso, in non iconologico e tanto altro dall'iconologico, da essere anche altro dell'altro, in non del non iconologico si prende su di sé, l'altro è rispetto all'identico, tanto altro da essere di più identico di quanto l'identico non sia identico a se stesso. Tutto ciò sino ad oggi è rimasto fondamentalmente estraneo al pensiero filosofico, tolte alcune rarissime eccezioni. Per contro ha rappresentato il vero problema ed il vero pungolo dell'arte del nostro secolo, che ha preso via via coscienza del fatto che l'unica delimitazione possibile dell'iconologico è la perimetrazione interna. Di qui l'esperienza dell'astrattismo e dell'informale, portare all'estremo l'iconologia, purificarla. Portare all'estremo l'iconologia, facendo astrazione, portare all'estremo d'ogni elemento umano, purificarla. Troppo umano, era la via portare per andare incontro al mondo del non iconologico, purificarla. Del iconologico, portare all'estremo alla negatività del aidios nell'eidos, di cui anche l'esperienza del barocchismo sfrenato, dell'ironico eccesso delle forme, sino all'esplosione. Due vie parallele, anche se percorse in direzione opposta. La vana ripetitività di tanto sperimentalismo nell'arte contemporanea e l'impressione che troppo spesso si avverte del déjà vu, perfino l'irritante ciarlataneria di tanti discorsi sull'arte contemporanea, testimoniano della difficoltà del compito. O così esprimendoci non restiamo all'interno di una visione del mondo ancora umana, troppo umana. Peggio però sarebbe a questo punto parlare di destino o di grazia. Peggio perché dietro questo umile parlare si cela la più profonda ed insopportabile ibris. La ibris di chi pretende di poter pensare, parlare dal punto di vista del aidios, che è un modo per catturare l'aidios nell'eidos, in modo più subdolo. E inganna anche l'ingannatore.
Come posso istituire un tribunale che separi il vero dal falso? Se è vero tanto un mondo già da sempre riconciliato con se stesso, quanto un mondo risucchiato sempre di nuovo nell'assurdo. Platone mette al bando l'arte proprio per questa ragione. Questo è il paradosso a cui l'arte costringe la filosofia. Un paradosso che dobbiamo continuare a pensare, anche in classe della parte, deve costringersi a pensare, è la riflessione che vi viene introdotta ad imporre di prendere coscienza di un'opinione. L'arte, insomma, espone il pensiero ad un contraccolpo che costringe a ripensarsi alla radice, perché contraddittoria è la realtà stessa. Ma dove la contraddizione è sopportata tanto esplicitamente e consapevolmente come nell'esperienza dell'arte? Dove la contraddizione è sopportata?